3 maggio, World Press Freedom Day, giornata della libertà di stampa. Voluta dall'UNESCO, nasce per ricordare ai governi la necessità di rispettare il loro impegno per la libertà di stampa. È anche un giorno della memoria per tanti giornalisti che hanno perso la vita facendo il loro lavoro, spesso nei luoghi più pericolosi del mondo, alla ricerca delle notizie. Reporters Sans Frontières, che valuta annualmente la situazione in 180 paesi e territori, denuncia la pratica del giornalismo, il principale vaccino contro il virus della disinformazione, è gravemente ostacolata in 73 stati e limitata in altri 59, ovvero in 3/4 dei paesi valutati. Numeri che corrispondono ai paesi classificati in rosso o nero sulla mappa mondiale, in una situazione difficile o anche molto grave. Mentre i governi autoritari di tutto il mondo approfittano di emergenze come la pandemia per conculcare la libertà di stampa, il barometro Edelman Trust rivela una preoccupante diffidenza dell'opinione pubblica nei confronti dei giornalisti, corrisponde al 60% degli intervistati in 28 paesi. Si ritiene che i giornalisti stiano deliberatamente cercando di fuorviare l'opinione pubblica diffondendo informazioni che sanno non essere vere. Secondo il segretario generale di Reporters Sans Frontières, Christophe Deloire, il giornalismo è invece il miglior vaccino contro la manipolazione dei potenti. Purtroppo, la sua produzione e distribuzione sono troppo spesso bloccate da fattori politici, economici e tecnologici, e talvolta culturali. Di fronte alla viralità della disinformazione attraverso i confini su piattaforme digitali e sui social network, il giornalismo è il principale garante affinché il dibattito pubblico si basi su una diversità di opinioni fondate su fatti accertati.